La Federazione Movimento Noi Liberi regionale è oggi qui a Mazara del Vallo per informare e avere un confronto diretto con le famiglie, informare le famiglie appartenenti a questo territorio per i loro diritti, quali sono i loro diritti, per informarle per come poter accedere ai servizi territoriali. Approfondiremo l'argomento soprattutto per il dopo di noi e la vita indipendente, fondi che in questo momento stanno interessando il nostro territorio perché sono dei fondi che sono stati elargiti da poco tempo, però spesso le famiglie appunto non conoscono effettivamente quali sono i propri diritti, soprattutto per il fondo dopo di noi, dove è stato comunicato diversamente di quello che erano invece i principi fondamentali, che è lo della persona disabile al centro del proprio progetto, la persona disabile capace di poter decidere, esprimere la propria volontà. Spesso questi passaggi sono stati negati, allora informare le persone significa anche poter chiedere correttamente quello che è il loro bisogno e pretendere che vengano rispettati i loro diritti, poter continuare a vivere presso il proprio domicilio, che è una cosa a cui la federazione vuole informare i partecipanti, che è un diritto riconosciuto che però va portato avanti con molta determinazione. Poter vivere a casa propria anche quando mancherà il sostegno della famiglia è fondamentale per i nostri familiari, perché appunto significherebbe continuare nel proprio contesto sociale, nel proprio tessuto territoriale, anche per una serenità e perché appunto deve essere un normale continuare a vivere anche senza il sostegno familiare. Uno dei fondi che invece sta facendo parlare molto è quello della vita indipendente, perché nonostante la regione avesse emanato un avviso a tutti i distretti della nostra isola, molti distretti non hanno aderito e non hanno manifestato l'interesse. Uno tra questi veniamo a conoscenza grazie alle associazioni territoriali che neanche questo distretto, ahimè, ha aderito al progetto della vita indipendente. Un progetto importantissimo perché è rivolto alle persone gravi e che comunque gli può permettere di avere una vita uguale agli altri, una vita indipendente. Una cosa che è possibile farla appunto sostituendo le abilità mancanti della persona disabile a cui presenta, perché vogliamo ricordare che sostituendo le abilità mancanti con un'altra persona accanto possono fare una vita normale, possono continuare a vivere nella propria casa, possono continuare a fare una vita come tutti gli altri, pertanto andare nello stesso bar come vanno gli altri, poter guidare la propria macchina, e questo ultimamente insisto tanto perché è una cosa che non viene vista o non viene neanche pensata, ma tutte le persone disabili hanno una macchina, basterebbe semplicemente chi la guida. Tutte le persone disabili hanno diritto a vivere nel proprio domicilio, basterebbe semplicemente che qualcuno possa sostituire quelle abilità mancanti per mettere tutto questo. Pertanto mettere a conoscenza che ci sono queste possibilità e comunque stimolare i nostri territori a poi successivamente manifestare questo interesse, ma soprattutto vorremmo fare arrivare alla regione la consapevolezza, alla nostra regione Sicilia, che i distretti, ahimè, purtroppo non adempiono ai propri compiti, e questo va a discapito delle persone con disabilità, cosa che noi non vogliamo più permettere che succeda.